Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Un saluto a tutti e bentornati all'appuntamento con i libri. Oggi parliamo di un giallo ideale per il periodo estivo, ma non solo, ma sappiamo che i misteri, gli intrighi, soprattutto se sono ben scritti, ci piacciono tutto l'anno. In particolare il consiglio di oggi è La ruggine del tempo di Dario Galimberti, pubblicato da Libromania. Ne parliamo insieme al suo autore. Diamo il benvenuto quindi a Dario. Benvenuto con noi. Buongiorno, salve a tutti gli ascoltatori di Ciao Radio. Ci fa molto piacere averla qui con noi perché ci fa piacere tornare a parlare di un personaggio che è alla sua terza avventura, scritto appunto dalla sua penna, che è il delegato di polizia Ezechiele Beretta. Lei ci sta parlando da Lugano e Lugano è anche il luogo in cui si svolge prevalentemente la storia di questo personaggio. Siamo negli anni 30 e pur essendo la terza indagine si colloca temporalmente come la prima. Ma prima di entrare nel merito di questa storia, per chi ancora non conoscesse questo personaggio, perché ricordiamo che ogni libro può essere letto anche come storia unica con un inizio e una fine, ecco, se doveste parlarci di questo personaggio, descrivercelo, farcelo conoscere come fosse un amico, insomma, che personale è Ezechiele Beretta? Ecco, intanto una piccola premessa. Ezechiele Beretta, noi lo chiamiamo il delegato di polizia, quindi è una sorta di commissario che qui nel Canton Ticino c'era questa figura chiamata delegato che era nata all'inizio del Novecento e poi è stata tolta qualche anno fa. Io ho iniziato, quando ho iniziato a scrivere questi gialli, dovevo, come dire, figurarmi un personaggio, come tutti del resto, che fanno queste indagini. E avevo uno zio che faceva il gendarme, era una persona molto grande, alta, era più di 2 metri, e io ero un bambino, e questa figura di questo zio alto e così vestito gendarme mi metteva impressione. E quindi pensavo che fosse la figura più importante che ci fosse. Poi invece, a un certo punto, mia zia mi dice no, oggi non c'è lo zio perché è stato chiamato dal delegato. Ecco che a un certo punto compare questa figura ancora più importante di quella che mi ero immaginato. E da lì è nata un po' l'idea di capire chi fosse questo delegato, cosa facesse, e è diventato il protagonista. Ecco, dal punto di vista, diciamo così, professionale, è un uomo che è in grado, perché non dobbiamo dimenticare che siamo degli anni 30, quindi non c'erano tutti gli strumenti che ci sono adesso nell'indagine, è in grado attraverso diciamo così, l'intelligenza, trovare, scoprire degli indizi, mettere assieme tutti i pezzi che trova e alla fine compone un puzzle che normalmente è la soluzione del quesito. Ecco. Mentre dal punto di vista... Sì, prego, prego. Mentre dal punto di vista così come persona, diciamo che è un non violento, è un uomo molto liso al dovere, lavora in maniera abbastanza, così in modo abbastanza infaticabile, ed è addosso una sorta così di malinconia perché vede che le cose non vanno, che il mondo non va come dovrebbe, vede troppe ingiustizie in questo mondo. La situazione, come dicevo prima, siamo negli anni 30, quindi un po' prima della guerra, dopo la depressione del 29, quindi è un mondo che non va così bene, no? E quindi lui soffre di questa situazione. Ecco, come mai ha scelto di ambientarlo proprio in questo periodo storico, quindi quello tra le due guerre? Sappiamo che è stato un periodo davvero particolare per la storia italiana e non solo. Ecco, sì, tutto nato da quando ho deciso di scrivere questo primo giallo che si intitolava Lancio dell'anno e dovevo capire un po' l'ambientazione, dove ambientare. Lugano è conosciuto come una città, la perla del Ceresio, quindi una città tutta tranquilla, eccetera,
Però c'era un momento, c'era un quartiere che è stato demolito alla fine degli anni 30, del 39, un quartiere che era considerato un po' una macchia nel tessuto cittadino, perché c'erano casi di tolleranza, c'era della povera gente, eccetera. E mi sembrava proprio una situazione speciale per poter ambientare una trama di un certo tipo. Inoltre, io di formazione sono architetto, mi piaceva anche poter ritornare in questi spazi che sono stati demoliti, io dico giustamente, poi nella realtà è poi vero perché poi si sono pentiti tutti di questa demolizione, e in qualche modo fargli rivivere, dare a questi spazi, a queste persone, una seconda chance. Ecco che mettendo assieme l'ambientazione abbastanza particolare, e questa idea di voler farla rivivere, di dare ancora forza a questi spazi, e mi sono trovato negli anni 30. E poi un'altra cosa, se posso, mi interessava anche l'idea degli anni 30, quindi quello che dicevo all'inizio, dove non c'era tutta questa tecnologia che c'è attualmente nell'indagine, quindi il DNA e i sistemi sofisticati per rilevare le impronte, telecamere, eccetera, ma tutto doveva funzionare con la mente. Quindi l'assassino mi interessava che il delegato lo trovasse ragionando, quindi attraverso tutta una serie di indizi, che tra l'altro io in qualche modo metto anche nel romanzo. Quindi ci sono nel romanzo, il lettore li vede, anche lui legge. E come dire, anche un buon gioco se riesce poi a trovarli magari prima del delegato, insomma. E si riconosce questa sua attenzione per i particolari anche dal libro, perché la ricostruzione è davvero molto precisa e riesce a far immergere il lettore proprio in un'ambientazione, in un'epoca così lontana da noi, ma poi forse neanche troppo, insomma, un'epoca in cui la mente e comunque l'intuito delle persone facevano la differenza oltre a tutti gli strumenti che oggi ci sono ovviamente a disposizione. Ecco, il fatto, oltre ad ambientarsi negli anni 30, viene chiesto al nostro delegato di indagare in realtà su un fatto che è avvenuto ben 50 anni prima, quindi nel 1881. Ecco, anche in questa storia c'è qualche cosa di reale oppure è fiction, proprio inventato? Ecco, anche qui lo spostamento di 50 anni, quindi questa sorta di cold case, nasce proprio dall'idea che dicevo prima, quindi di esplorare un'architettura che non c'è più. Nel 1870, qui a Lugano, quello che sto raccontando adesso è vero, non è finzione, un barone russo che era addirittura il numero due dello zar Alessandro II, quindi il nonno dell'ultimo zar di Nicola. E questo barone lavorava per questo zar, aveva costruito delle ferrovie in Russia ed era diventato ricchissimo, era considerato uno degli uomini più ricchi d'Europa. Viene in Ticino, compra una superficie di terreno gigantesca e costruisce questo castello, che in realtà è una residenza. Questo castello, nel 1881, una decina d'anni dopo, la figlia del barone, lui aveva tre figli, la figlia, la più giovane, di 15 anni, muore cadendo da cavallo perché viene infettata dal tetano, e il barone, disperato di questa morte, si suicida nel lago. Questa è la versione che gira qui da noi. Partendo da questa idea, io ho innescato la trama. E 50 anni dopo, una signora, la madrina di questo delegato, cioè che aveva lavorato al castello, dice: "Guarda, che non è vero che questa..." Ecco, qui siamo nella trama già. "Non è vero che questa ragazza è morta cadendo da cavallo, ma è stata uccisa. Secondo lei dice che è stata uccisa e ne ha le prove." E allora questo delegato, un po' titubante, alla fine dice: "Insomma, mi sembra una cosa un po' complicata, tornare indietro di 50 anni." Però alla fine si incuriosisce e cerca di capire cosa è successo 50 anni dietro. Ecco, tra l'altro poi i fatti di 50 anni prima si collegano anche ad alcuni fatti dell'attualità su cui poi lui si troverà ad indagare.
Non parliamo troppo della trama perché ovviamente è un mystery, è Certo. un giallo, quindi lasciamo un po' ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori e soprattutto ai lettori dopo anche scoprire meglio tutti gli intrighi che ci sono sotto le trame. Ecco. Però mi piaceva molto questo aspetto anche del giallo che è un contenitore fondamentalmente per poter parlare di davvero tantissimi argomenti. Ecco, lei ha iniziato anche scrivendo libri di un genere diverso. Come si è trovato invece, sembra molto a suo agio, insomma, nello genere di cui parliamo oggi? Ma dunque a me piace raccontare delle storie, però anche parlare anche di altre cose. Io sono un amante dell'architettura e se riesco parlo anche di queste cose. Ne parlo in maniera che chi legge possa in qualche modo immaginare questi spazi che sono scomparsi, che sono stati detti. Tant'è che di questo castello che dicevo prima, io ho fatto una ricerca. E siccome non c'erano i disegni, c'erano soltanto delle piccole parti, mi sono messo e ho ridisegnato completamente tutto il castello. E poi ho preso questi disegni e li ho regalati ai beni culturali, così che un domani qualcuno, se vuole approfondire, fare una ricerca, eccetera. E a me servivano per, come dire, costruire questa narrazione. Quindi, a un certo punto ci sono dei ladri che entrano nel castello, passano nelle serre, fanno un sottopassaggio, prendono delle scale, si ritrovano in certi spazi. Ecco che disegnare tutta questo maniero mi è servito poi per descrivere il tragitto di chi si muoveva all'interno, su una sorta di scenografia mirata. Per cui quello che viene, e poi attraverso le fotografie, quello che viene narrato è esattamente quello che c'era ai tempi dal punto di vista della spazialità, e mentre il resto è fantasia. Ecco, quindi sì, ci sono possibilità attraverso anche un genere come il giallo di spaziare, insomma, nelle argomentazioni e anche approfondire Ma storicamente dei periodi io, ecco, particolari. c'è un po' questa, è vero, c'è un po' questa è una bella domanda, perché c'è un po' questa idea del pensare che il giallo sia un po' sempre un romanzo di serie B, no? Quindi un romanzo che vale. Io dico, ma qual è il miglior? Secondo me il più bel giallo che ho letto penso sia Delitto e Castigo di Dostoevskij, quindi è un giallo e nessuno penso che abbia il coraggio di dire che è un libro di serie B. Eppure lì c'è un intrigo addirittura, addirittura questo personaggio, questo Porfiri Petrovic, che era l'investigatore che a un certo punto trova la strategia per farla confessare Rodion Raskolnikov, il protagonista del romanzo di Dostoevskij, addirittura è quello che ha ispirato il famosissimo Tenente Colombo. Tenente Colombo, che tutti conoscono, è ispirato, gli autori si sono ispirati a Dostoevskij, quindi Dostoevskij è un giallo che ha una sua forza, quindi parla anche di altri argomenti, eppure c'è una trama gialla all'interno. Quindi io penso che anche in una trama gialla si possa raccontare e parlare di altre questioni della vita. Sicuramente è un bel libro appassionante, avventuroso e che fa anche comunque riflettere su un periodo che appunto dicevamo anche all'inizio della trasmissione ci sembra lontano, ma in realtà poi scopriamo che anche le problematiche sono fondamentalmente cicliche, insomma, negli individui. Quindi ci sembra parlare anche all'uomo di oggi, non solamente all'uomo di ieri. Io le faccio un'ultima domanda a Dario Galimberti. Intanto, ovviamente, ricordiamo La ruggine del tempo, pubblicato da Libromania. Un'ultima domanda, ovvero che cosa le piacerebbe che restasse nel lettore una volta finito di leggere questo libro? Questa è una bella domanda ma a me piacerebbe che restasse al lettore un po' d'amore per certa architettura che troppo facilmente viene distrutta e demolita. Quindi di provare a fare uno sforzo di guardare certe architetture che abbiamo attorno a noi, che fanno parte della nostra storia, che hanno al loro interno qualcosa che
appartiene proprio ai nostri cromosomi, diciamo così, e sarebbe bello se uno, dopo aver letto questo, faccia una riflessione su certe architetture che lo circondano e magari a dare, se c'è la possibilità di dare una seconda chance. È un bel pensiero, anche perché spesso viviamo anche in città storiche bellissime. Io in particolare sono a Bologna, ne parlavamo prima, però ci abituiamo fin troppo a quello che abbiamo attorno e non ci dedichiamo tutta l'attenzione invece che meriterebbe, insomma, perché sono davvero luoghi ricchi di storia, bellissimi e andrebbero preservati e non dimenticati. Un grazie quindi a Dario Galimberti e ovviamente consigliamo La ruggine del tempo, pubblicato da Libromania. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Torniamo ora in studio dopo aver parlato della ruggine del tempo di Dario Galimberti per parlare dei prossimi libri di questa puntata. Si tratta di tre libri di non fiction, tutti molto diversi tra di loro, ma tutti molto interessanti. Il primo è Compro libri di Giovanni Spadaccini, pubblicato dalla casa editrice Utet. Questo libro è una specie di taccuino, come sottotitola anche il volume, di un libraio d'eccezione. Giovanni Spadaccini infatti ha una libreria dove vende libri usati a Reggio Emilia e si chiama Libri Risorti. Questo è il primo che scrive. Tutti gli amanti dei libri sanno che ci sono almeno due storie in ognuno di essi, quella raccontata dall'autore tra le sue pagine e quella che ci riguarda in prima persona, ovvero quando abbiamo sentito parlare di questo libro, quando lo abbiamo visto, dove lo abbiamo comprato e in che occasione, solo per dirne alcune. I libri usati ne hanno molte di più. Sono stati letti più volte o dimenticati su uno scaffale, usati come sotto pentola o fermaporta o addirittura elevati a oggetto di studio. Comprare un libro usato, dice Spadaccini, è fare i conti col fatto che i libri ci sopravvivono e che intessono un dialogo tra loro lungo i secoli, appostati sugli scaffali delle librerie. Nella sua piccola libreria ospita e vende ovviamente libri vecchi, antichi e rari, grazie ai quali ha scritto un repertorio di storie raccolte in anni di lavoro e passione, dediche, foto, biglietti trovati all'interno, ma anche incontri con chi i libri li raccoglie, li compra e li vende. Un libro, insomma, per gli amanti dei libri, ma anche per coloro che vogliono capire lo sconfinato amore per questi fogli di carta imbrattati e rilegati. Una lettura spassionata e al contempo piena di riflessioni, sì, certo sui libri, ma anche su tutto il resto che intrattiene e appassiona. Consigliato quindi Compro libri di Giovanni Spadaccini, pubblicato dalla casa editrice Utet. Il secondo libro invece di cui parliamo oggi si intitola Autobiografia per Sommi Capi di George Orwell, pubblicato da poco per la casa editrice Mattioli. Si tratta di una raccolta di scritti autobiografici del famoso scrittore, saggista, attivista e critico letterario britannico, autore di due dei più citati capolavori del Novecento, ovvero La fattoria degli animali e 1984. Un libro che ci consente di avere una visione di George Orwell a 360 gradi, grazie ai numerosi saggi e reportage di questo libro, dalle condizioni dei senzatetto di Londra e Parigi, ai ricordi della guerra civile spagnola, alle sue opinioni politiche, fino alle considerazioni sul fascismo, per lui il male assoluto. Definito da molti come la grande forza morale del Novecento, in questo libro ne ripercorre quindi i principali eventi attraverso la sua speciale lente, dagli anni in collegio fino al periodo trascorso in Birmania, il periodo in cui fu commesso in un negozio di libri usati, al suo interno le riflessioni sull'antisemitismo e le tensioni tra il mondo anglosassone e quello sovietico. Autobiografia per sommi capi, grazie alla cura e alla traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, ridà spazio ad un autore di cui paradossalmente si conosce poco, se non appunto i suoi romanzi più famosi, ma che si rivela essere un acuto e schietto osservatore, in grado di leggere anche i lati oscuri della società in cui è vissuto, la cui missione legata alla scrittura non era banalmente produrre un'opera d'arte o ricevere consensi, bensì, cito testualmente, scrivo perché ci sono bugie che voglio smascherare e fatti su cui voglio richiamare l'attenzione, e l'unica cosa a cui punto è essere ascoltato.
Un libro, insomma, consigliato a tutti gli amanti dello scrittore inglese, ma anche a chi ama leggere in generale e crede nella forza della scrittura e del pensiero. Consigliato quindi Autobiografia per sommi capi di George Orwell, pubblicato dalla casa editrice Mattioli 1885. Infine, un libro dedicato agli amanti dello sport e non solo, del tennis in particolare e delle forti personalità. Mi riferisco a Serena e Venus Williams nel nome del padre di Giorgia Mecca, pubblicato da 66 and Second. Serena Williams non ha bisogno di presentazioni, è forse la tennista più forte di sempre. Insieme alla sorella Venus, maggiore di un anno, ha ottenuto tutto ciò che una sportiva possa desiderare. Un successo che le sorelle hanno raggiunto grazie al padre, che allettato dai guadagni derivanti da questo sport, ne rimane così colpito da decidere in anticipo il futuro delle figlie. Giorgia Mecca, giornalista sportiva che scrive di tennis per Il Foglio, ripercorre in questo libro la storia di queste due campionesse americane che nella loro carriera hanno dovuto combattere contro il razzismo, le ingiustizie arbitrali, i pregiudizi, oltre ovviamente alle avversarie sul campo. Hanno dovuto piegare il proprio corpo e soprattutto hanno dovuto smettere di sentirsi sorelle e diventare nemiche. Una carriera, quella di Serena, che le ha fruttato ben 23 titoli del Grande Slam e raggiunge un dominio sportivo incontrastato per molti anni. Invidia alimentata dal padre, quella delle sorelle, che era arrivato ad avere una vera ossessione psichiatrica. La sua mania di grandezza, il suo delirio ossessionato lo hanno portato a far scontare il razzismo di cui era stato vittima in gioventù alle figlie, plasmate e modellate su questi principi, sacrificandone quindi l'infanzia e l'adolescenza per una vita quasi esclusivamente di privazioni e dentro a un campo da tennis, territorio privilegiato e quasi esclusivo dei bianchi. Un libro interessante che svela il dietro le quinte di due sportive eccezionali che tuttora sanno dare in campo ogni cosa di loro. Consigliato quindi anche a chi non ha una particolare passione sportiva perché si legge come un romanzo e apre diverse prospettive su ciò che chiamiamo ambizione. Consigliato quindi Serena e Venus Williams di Giorgia Mecca, pubblicato da 66 and Second. E con quest'ultimo consiglio termina anche la puntata di oggi. Vi ricordo i prossimi appuntamenti la settimana seguente. Un saluto a tutti e un buon weekend di letture da Erika Zini. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.